Sono stati sentimenti forti, ci hanno smosso proprio nel profondo dell'anima, ci hanno fatto venire fuori tutte quelle energie che erano necessarie per poter affrontare la situazione. Non è stato semplice, abbiamo riscoperto anche però il valore dei rapporti umani. È stato un anno di timori, ma anche e soprattutto di duro lavoro in corsia e non solo, quotidianamente in prima linea nella lotta alla pandemia. Oggi anche ad Arezzo si celebra così la giornata internazionale dell'infermiere. Il 12 maggio di tutti gli anni noi festeggiamo quella che è la nascita della fondatrice dell'infermieristica moderna, Florence Nightingale. Ovunque per il bene di tutti è lo slogan della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche per questa giornata, che ha per filo conduttore l'attività delle infermiere di prossimità. Il presente è fatto di una presenza costante all'interno di vari contesti, oltre a quello ospedaliero anche quello di famiglia, quello di comunità, proprio dove l'infermieristica vuole inserirsi con forza e vuole essere in questo modo sempre più vicino agli utenti e alle famiglie. Da oltre un anno, acclamati come angeli ed eroi, oggi gli infermieri chiedono a gran voce per l'intera categoria un giusto riconoscimento economico e competenze specifiche. Si dovrebbe partire, come già da tanto tempo si parla, da quella della riforma del percorso universitario e fino al riconoscimento vero e proprio di quelle competenze che ad oggi gli infermieri hanno. Le immagini degli infermieri in questo ultimo anno sono comunque diventate simbolo della lotta alla pandemia e il loro impegno li ha portati ad essere ufficialmente candidati al premio Nobel per la pace 2021. Ci ha un po' sorpreso e vediamo gli sviluppi. Noi facciamo il tifo per, chiaramente, per vincerlo, ecco.